Pronto Riccardo, ci senti? Pronto. Ecco Riccardo Macchioni, un attimo che ti inquadriamo bene. Quindi Riccardo aveva dei problemi con la cam, ma credo che tu li abbia risolti brillantemente, giusto? Aspetta un attimo che prima di farti parlare ti diamo anche il video. Ecco Riccardo Macchioni. Prego Riccardo, cosa stavi dicendo? Buonissimo, me lo sai puoi dire tu se si vede bene, io non riesco a capirlo. Aspetta che non riesco a sentirti bene purtroppo. Allora, un attimo solo che vedo di capire dov'è il problema. Pronto Riccardo? Io ti sento perfettamente. Sì, credo che il problema sia mio. Scusa un attimo perché io non riesco a sentirti. Abbi pazienza, un attimo solo. Questo è il massimo. Niente, pazienza. E sì, tu teoricamente ti stanno sicuramente sentendo in chat, però non ti sto sentendo io, quindi risulta difficile comunicare. Prova a parlare, Riccardo. Ciao. Saluto tutti quelli della chat, sperando che mi sentano almeno loro. Sì, adesso riesco a sentirti anch'io molto basso, ma riesco a sentirti. Non puoi aumentare un attimo il volume del tuo Skype? Ci proviamo un attimo. Se riesci un attimo ad aumentarlo, così risolviamo anche questo problema. Allora, ricordiamo intanto che Riccardo Macchioni è segretario dell'associazione, come ho già detto prima, Radicali Modena. Riccardo, io riesco a percepirti molto basso, ma facciamo ugualmente la trasmissione. Allora, come sappiamo, Tribù Radicale mette in ogni trasmissione, dà la possibilità al singolo militante radicale di organizzare e essere lui stesso anche attore principale, diciamo, della parte redazionale della trasmissione. E su cosa vogliamo incentrare questi 30 minuti che trascorreremo con te, Riccardo? Io avrei voluto parlare della questione politica nazionale che sta soffocando gli altri temi, del centrodestra, dei due centri destra, come dice Benedetto della Vedova, e di che riflesso poteva avere questa situazione negli enti locali, perché anche se sono amministrati con politiche diverse da quelle nazionali, poi succede spesso, anzi quasi sempre, che la configurazione partitica all'interno degli enti locali è poi analoga a quella nazionale. Partendo da questo presupposto, se c'è una crisi di governo, io volevo analizzare qualche dato, poi ti spiegherò cosa è successo e vedere se c'era qualche analogia, se c'era qualche rischio, diciamo, di costituzione di nuovi gruppi nelle amministrazioni di centrodestra, di, non so, Futuro Libertà per l'Italia, ma comunque io mi basavo sull'associazione politica Generazione Italia, sai, quella gestita da Italo Bocchino, che fa capo al presidente della Camera Fini. Sul loro sito internet c'era l'elenco degli amministratori locali, provinciali, regionali, insomma tutto ciò che non è Parlamento, dal Parlamento in giù, che avevano aderito all'appello di Fini, che avevano, insomma, rifiutavano la posizione del presidente Berlusconi dell'estromissione dal ruolo di presidente della Camera di Fini e aderivano praticamente a Generazione Italia, però risultano nei gruppi Popolo della Libertà. E qui la separazione dei gruppi è un fattore determinante per la prosecuzione delle amministrazioni, perché sai che c'è un discorso numerico che fu detto da Berlusconi anche, no, tranquilli, Fini non c'ha i numeri, poi alla fine si è scoperto che i numeri ce li aveva, e quindi ci ritroviamo nella situazione dove riversiamo ora. Quindi io volevo fare questa tracciatura di persone che avevano dato la loro adesione a Generazione Italia, basandomi sui nominativi che fino a sicuramente 2 settimane fa, forse 3, erano sul sito di Generazione Italia, adesso non li trovo più, quindi non so, provo a fare un giro. Assolutamente sì, mi sembra un argomento assolutamente al centro dell'attualità politica, quindi ti ascoltiamo con attenzione. E allora io avrei voluto essere qua con qualche dato già pronto, insomma, di cose reali, tangibili,
su questa cosa, solamente che è sparito questo elenco. Io non trovo più. Ah, non lo so, bisognerà chiederlo a Bocchino. Adesso riprova a fare un salto, però c'è la pagina dove gli amministratori locali possono ancora dare la loro adesione a Generazione Italia, anzi, sai, come ben sai, li accolgono volentieri, però non c'è più la pagina dei nominativi di quelli che avevano già dato l'adesione. C'erano sindaci, assessori regionali, assessori provinciali, assessori comunali, ce n'erano un sacco. E adesso sarebbe stato carino fare un po' di analisi, così per capire che diffusione sul territorio ha avuto questo fenomeno di fine anni. Mi dispiace, non poter. Pronto? 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 Sì, ti sento, scusami, ma era nuovamente andato via l'audio, cioè veramente oggi non siamo molto fortunati. Quindi stavi dicendo, scusami? Stavi dicendo, Riccardo, scusami. Dove eri? No. No. Cosa stavi dicendo, scusami? Chiedevo dove per capire. Mi senti? Io sì. Ok. Allora, quello che ti voglio chiedere, a questo punto ti faccio io delle domande, è questo. La posizione, insomma, di Fignani, no? È una posizione, secondo te, coerente con quello che è stato il mandato che è stato dato dagli elettori nel momento in cui hanno votato per il simbolo Popolo della Libertà con Berlusconi presidente? Un'intervista Italo Bocchino andati in onda su Anno Zero, dove lo stesso Bocchino rivendica la prosecuzione dei punti di programma del PDL che non sono stati, detti in campagna elettorale e mai più portati avanti. Quindi c'è una coerenza di base. Diciamo che manca la continuità, manca l'applicazione del programma di governo da parte dei Berlusconi. Ecco, questo secondo me è la questione. E io sono d'accordo su questo, lo noto proprio, condivido quello che ha detto Italo Bocchino, anche perché si parlava di federalismo e decreti attuativi, per esempio, adesso è accaduto tutto. Quindi, insomma, la mia era una domanda che avevo realmente la per sentirci, quindi scusate, mi parlo. Non ti sento più. Adesso non mi sento più. Senti? No. Come non mi risponde? Adesso mi sento? No, no. Ti sento pochissimo. Adesso mi sento? No. Mi senti? Pochino di più adesso. Ok, dobbiamo per forza parlare così perché altrimenti io non riesco a sentirti. Tu mi senti sufficientemente, spero. Sì. Ok, allora, la mia domanda, ti dicevo, era un pochino provocatoria, ma in realtà andava nella direzione, diciamo, faceva da assist ad una seconda domanda. È incredibile, e non so se sei d'accordo con me, questa è la domanda, non trovi che il dato fondamentale della politica italiana, sublimato peraltro dalla legge elettorale attualmente in essere, il Porcellum, non sia proprio sia proprio l'inautenticità degli attori politici, istituzionali, eccetera. Cioè, un presidente del Consiglio che sbandiera il presidenzialismo solo perché c'è il suo nome sul simbolo, quando in Italia non abbiamo un sistema presidenziale, ma abbiamo un sistema parlamentare. Dall'altra parte, quindi in questo senso sono anch'io d'accordo con quello che dice Bocchino e con quello che dice, cioè con il riferimento al programma innanzitutto, essendo ancora una repubblica parlamentare. Non pensi che in questo senso corrano, come dice Marco Pannella, questo paese stia correndo dei rischi gravissimi rispetto al mantenimento della democrazia?
scusate, ma ragazzi, è terribile oggi la giornata. Alla sopravvivenza di un regime con parvenza democratica? Sì. Siamo in una repubblica parlamentare. È arrivata questa moda del presidenzialismo, anche se non abbiamo una forma presidenzialista, ma col simbolo e col nome scritto sul simbolo siamo riusciti a farlo una via di mezzo lo stesso all'italiana. Non c'è il rispetto delle regole neanche in questo, perché se la legislatura è svincolata dal mandato del Presidente del Consiglio, nei fatti si fa sì che, per esempio, in questo momento Berlusconi si è convinto ad andare a votare, ma non è lui che decide andiamo a votare, questo che non lo riesco a capire. Anch'io mi trovo spaesato, io ho imparato a scuola in diritto certe cose e mi vedo che queste cose non si applicano più. Questo è il fatto. L'esautoramento anche dei poteri del Presidente della Repubblica. Non sento più nulla. Dicevo, l'esautoramento anche dei poteri del Presidente della Repubblica. Io ho capito solo Presidente della Repubblica, però sì, il potere di sciogliere le Camere è del Presidente della Repubblica. Non si capisce come... L'audio delle cuffiette basso? Non sento più, Roberto. Hai l'audio delle cuffie basso per caso? Adesso alzo tutto, direi di avere tutto al massimo. Ok, adesso mi senti bene? Ti sento un po' scatti, un po' basso. Ok. Adesso è perfetto. Ok, quindi era l'audio delle tue cuffie un po' basso. Ok, quindi... No, la domanda era questa, quindi da qui deriva anche l'esautoramento dei poteri del Presidente della Repubblica, quindi tutto ciò accade in assoluta tranquillità, da parte delle possono essere da un Presidente del Consiglio in assoluta tranquillità, senza che, con pochi che se ne fanno meraviglia. Ma c'è anche un altro fattore che rievoca anche una battaglia radicale, quella contro il finanziamento pubblico ai partiti, ed è il fatto che essendosi trasformato in rimborso elettorale, rientrato dalla finestra sotto questa forma, più si va a votare più ai partiti conviene, con l'unico, secondo me, vincolo del minimo di durata della legislatura per la maturazione della pensione. Io vedendo che il governo Prodi si è formato nel 2006 ed è caduto nel 2008, vedendo che quello Berlusconi si è formato nel 2008, poi adesso va a cadere i primi del 2011, stando a quello che si sente per la stampa, mi fa pensare a questo, cioè che si ambisca sempre, al di là del discorso della maturazione della pensione parlamentare, si ambisca sempre a andare a votare quanto più possibile per percepire il rimborso elettorale. E questo è un timore mio, io non voglio pensare male, però insomma i dati mi fanno pensare così. Tu come la pensi? Sì, la penso in questo senso, anche se insomma mi importa poco rispetto alla garantia della pensione a qualche parlamentare, quando i rischi che incombono sono assolutamente numerosi, molto più gravi, e sono quelli denunciati nel documento della peste italiana, dove sono elencate tutta una serie di denunce, vengono denunciate tutta una serie di illegalità che da ormai 60 anni impunemente avvengono, vengono compiute in questo paese, proprio assolute e totali violazioni della Carta Costituzionale. In questo senso, come spesso ricorda Marco Pannella, era assolutamente migliore il regime fascista, che aveva sì una legalità aberrante, però la sua legalità aberrante la rispettava. Questo aspetto soprattutto io so che votare il referendum è una cosa molto più importante che votare le elezioni, mentre attualmente ci ritroviamo la situazione scaravoltata e comandata dai partiti. Se c'è una regola che i cittadini ambiscono a poter modificare attraverso uno strumento che gli è riconosciuto dalla Costituzione e che prevarica il potere dei suoi eletti,
diritti, ne ha il diritto perché il popolo è sovrano, di cambiare le regole, questo strumento è sempre stato svuotato, è sempre stato trascurato, è stato, anche i suoi esiti sono stati scaravoltati. Si guardi solo adesso cosa si sta facendo sul nucleare per capire come il referendum veramente sia una cosa superflua e diciamo uno strumento che è scappato di vista dal controllo dei partiti troppe volte da potersi permettere il lusso di votare ancora in questa situazione. Io, riguardo alla peste italiana, questo è il dettaglio che ho percepito meglio. E mi piacerebbe poter votare più qualche referendum pesante, magari non avere più la spada di Damocle del quorum addosso, come negli altri stati succede, perché alla fine il quorum serve solamente per poter dire guarda, stai a casa che tanto c'è il quorum. Allora con questa situazione si svuota, è uno degli elementi che contribuisce a svuotare ancora di più uno dei diritti sacrosanti di partecipazione popolare alla vita politica, che è il referendum. Io non so come la pensi te, però io questo è quello che ho percepito meglio. Ti sento più. Adesso mi senti? Sì. Okay. A sprazzi, però. Sì, ma secondo me hai l'audio della World TV aperto, cioè hai qualche problema, perché stanno io tutto a posto qui. Vabbè, dicevo, c'è una giurisprudenza della Corte Costituzionale che grida vendetta da questo punto di vista, cioè veramente incredibile la restrittività e come siano arrivati alla totale violazione dei principi che la nostra Carta Costituzionale fissa in tema di ammissibilità dei referendum, in primo luogo. In secondo luogo, le stesse procedure, ricordiamo che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che il comitato promotore di un referendum, al comitato promotore di un referendum debba essere riconosciuta la stessa forza di un potere dello Stato, con particolare riguardo alla materia, naturalmente. Eppure le violazioni che sono state commesse da ultimo durante le campagne referendarie, in cui ricordiamo Presidenti del Consiglio, innanzitutto nella procedura di raccolta firme, poi nella fase della decisione da parte della Corte Costituzionale sull'ammissibilità, poi nel corso della campagna referendaria, sta di fatto che hanno fatto fuori il referendum, quello che è stato uno strumento che nel corso degli ultimi decenni ha garantito a questo Paese e ai cittadini di questo Paese le poche riforme e preservato dalle controriforme che la partitocrazia ha sempre attuato. Le grandi civili sono fatte attraverso il referendum dal nostro Paese, mi piacerebbe poterne fare ancora, solo che i tempi sono grigi. Sì. Sì. Dicevo, scusate, ma abbassato il mio. Riccardo voleva parlarci anche di un tema più attinente, diciamo, alle questioni locali, e una bretella autostradale che si sta per costruire. Spiegaci un po' qual è la situazione, darci dettagli. Sì, ma aspetta un secondo che devo fare una cosa con la webcam. Un attimo. Ecco, ricordiamo intanto che la diretta proseguirà oggi fino alle ore 20. Speriamo di non avere altri intoppi. E dalle 4 per questa domenica abbiamo avviato una sperimentazione. Eccomi. Riccardo, no, fammi dire questa cosa, Riccardo, per cui per la prima volta la regia conduzione sarà spalmata tra varie città, quindi io effettuerò da Roma questa regia conduzione fino alle ore 14, quindi per altri 37 minuti, e poi a partire dalle 14 la regia conduzione sarà tenuta da Matteo Mainardi da Pesaro. Ecco, detto questo, spiegaci un po', Riccardo. Questa autostrada nasce 50 anni fa più o meno, perché il distretto industriale di Sassuolo, di Formigine, Fiorano, Maranello, anche Casalgrande e dei comuni qua limitrofi, che produce piastrelle,
aveva necessità di allacciarsi tra gli scali alla rete autostradale italiana. Essendo Sassuolo staccato in linea d'aria dalla A1 di circa 15-20 km, si avevano molte difficoltà ad allacciarsi alla rete per poi trasportare le merci. Cosa è successo in questi quattro? Tempo è stata costruita un'altra strada, sempre una strada di grande comunicazione fra Modena e Sassuolo, e è stato inaugurato anche l'ultimo tratto che collegava la circonvallazione urbana di Sassuolo a questa strada a doppia corsia, quindi sia la città collegata interamente a doppia corsia per senso di marcia fino a Modena, tant'è che quando è stato inaugurato quest'ultimo tratto il sindaco di Sassuolo ha detto del Popolo della Libertà, poi lì c'è anche un'altra cosa dietro che dopo spiegherò meglio, che si raggiunge Modena in 10 minuti. Questo era il problema fondamentale che rendeva necessaria questa bretella autostradale. Questo è successo a settembre. A settembre la provincia di Modena ha completato quest'ultimo tratto di una strada che si chiama Pedemontana, che è appunto quella che separa la circonvallazione urbana dalla strada di grande comunicazione Modena-Sassuolo. Il sindaco di Sassuolo del Popolo della Libertà, che ha vinto le elezioni il giugno dell'anno scorso, quindi pochi mesi prima di quest'opera, ha portato nella campagna elettorale il fatto che la sinistra, che ha sempre governato da queste parti, non fosse riuscita in 40 anni, in 50 anni, l'opera autostradale, la bretella appunto. Quindi prima dici che vuoi la bretella, poi dopo mi dici che con questo nuovo progetto si raggiunge minuti, cosa che sanno anche tutti i sassolesi, non è molto coerente col programma, con quello che si prometteva di portare avanti come politica, nonostante che porti avanti comunque la bretella come obiettivo di mandato suo come sindaco, anche se sappiamo bene che come sindaco per un'opera del genere, che è già andata al CIP, al Comitato Interministeriale, riguarda poco le sue funzioni e quindi non so cosa c'entri, però sta di fatto che nella fattispecie l'opera non è necessaria, non la si sente neanche qua a Sassuolo come opera necessaria, la sentono necessaria solamente i politici, anche la sinistra, il Partito Democratico però soprattutto, perché poi c'è una questione di rifondazione che riguarda quest'opera, ha già speso parole di diniego, che è intenzionata a fare la bretella. Ci si è già espresso il presidente della provincia di Modena, ci si è già espresso il sindaco di Sassuolo che c'era prima, ci si è espresso la regione Emilia Romagna, tutti si sono espressi a favore di quest'opera, che l'unica forse lungimiranza che potrebbe portare è quella di collegare il Tirreno con il Brennero, perché potrebbe essere il primo tratto del famoso corridoio Modena-Lucca, che ogni tanto salta fuori nei discorsi politici, e che sarebbe sì un'opera interessante quella, ma se fatta solamente fino a Sassuolo, e quindi parliamo di 20 km, rischia di diventare intanto a pedaggio, e l'altra autostrada non è a pedaggio, ma rischia di diventare un'altra mangiatoia che non serve a nulla se non a fare lavorare le imprese solite che sono dietro a questi affari. E la mia posizione personale su questa cosa è che o l'autostrada arriva a Lucca e quindi si fa un progetto serio per l'economia nazionale, o se si fa un moncone che arriva solamente fino a Sassuolo, per me è superfluo, inutile, e non vale neanche il discorso ambientale, perché rovinare una sponda di un fiume per fare un'opera che non serve a nulla. Penso sia uno scempio, non so poi tu nei dettagli potrò spiegarla meglio quando ci saranno i dettagli. Anche qui sono 40 anni, 50 anni, ormai diventata una chimera, si dà per scontato che tutti sappiano che cosa sia, non sanno il tracciato, non sanno come è frammentata, non sanno cosa collega a cosa, non sanno neanche dove arriverà Sassuolo questa bretella. Gli stessi sassolesi si chiedono: ma dove arriva questa bretella, ma che quartiere arriva? Dov'è il casello dove viene fuori il casello dell'autostrada? Non sa nessuno che cos'è quest'opera.
Allora, ne parlai anche all'assemblea dei radicali del 12 e 13 di giugno, mi sono impegnato a cercare a individuare quali sono quei dati necessari per definire meglio una posizione sull'opera, e d'accordo con Mario Staderini mi sono messo in contatto con Elisabetta Zamparuti con lo scopo di preparare un'interrogazione parlamentare su questa cosa, sempre che insomma, il ministro rimanga quello e che la legislatura vada avanti, chiaramente. Va bene, riesci a sentire? No, non ti sento. Guarda, devi avere qualche problema alle tue cuffie, perché io vedo il mio livello del mixer che manda il segnale, quindi va bene. Riccardo, terminiamo qui questo collegamento, che è stato un pochino, a differenza del precedente, devastato da questi inconvenienti tecnici, che speriamo di risolvere una prossima volta, e chiudiamo il collegamento. Ringraziamo Riccardo Macchioni, segretario dell'Associazione Radicali Modena, e passiamo, ciao Riccardo, ti salutiamo. Ciao. Ecco, ci ha sentiti. Salutiamo Riccardo e ci prepariamo per il prossimo collegamento, che invece sarà con Adriano Peluso, per parlare di Wikileaks, del caso Wikileaks. In modo particolare parleremo sarà fatta una panoramica della stampa sul rapporto fra potere stampa tradizionale e nuova comunicazione di massa. Io spero che questa volta i problemi che abbiamo avuto con Riccardo non si debbano ripetere, perché qualora dovessero ripetersi, è problema mio. Quindi vediamo se Adriano ci risponde. Ricordiamo che a partire dalle 14 la regia conduzione sarà spostata da Roma a Pesaro, dove sarà Matteo Mainardi a tenere la conduzione. Adriano, dovresti rispondere, ti sto chiamando. Matteo Mainardi terrà la regia conduzione dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18, dalle 16 alle 18 ci sposteremo a Napoli, che terrà la regia conduzione intanto già vedo Adriano Peluso, mi senti Adriano? Adriano, mi senti?